No, io ne ho iniziata un'altra. Qui ho finito fino all'ultimo battito per la regia di Cinzia TH Torrini e ora ho iniziato con Alexis Sweet questa Destino in Fiamme, che credo si chiamerà poi Più Forti del Destino. E quindi sono leccese praticamente di adozione. Mi aspetto di avere la cittadinanza onoraria. Per la verità, ho un rapporto di lunga data con Lecce, perché sono venuta qui la prima volta con il teatro con Johnny Dorelli. E poi dopo sono tornata con Hello Dolly, poi con il mio spettacolo da sola, non mi ricordo se stasera sono qui o Spa, solo per amore. Non mi ricordo, ma so che Lecce è nel mio cuore, che l'ho fotografata tantissimo, ho fatto proprio una sorta di cartolina illustrata, che mio marito diceva, ma se compravi le cartoline era anche più bella. Però io sapevo che c'ero stata, perché la foto fatta da me aveva un senso. Guardi, allora, innanzitutto ci tengo a chiarire che è il mio primo incontro. Mi è stato chiesto tante volte di fare qualcosa, sia per queste scuole di spettacolo, del teatro leggero, diciamo, del varietà, del musical, e di partecipare anche a trasmissioni televisive, e tenere incontri. È una cosa che io non mi sento di fare perché non credo di esserne all'altezza. Questo non vuol dire che non pensi di avere esperienza sufficiente, ma per trasmettere qualcosa, non so se sono all'altezza. Ho accettato questa cosa del rettore perché è stato così carino di venirmi a trovare sul set e mi ha coinvolto, ma io adesso sono abbastanza agitata perché non ho preparato nessun discorso e spero tanto che con i ragazzi si riesca a instaurare un rapporto così di dialogo assolutamente aperto e di un artista che ha iniziato a 9 anni e mezzo, ha festeggiato i 60 anni di carriera e che ha fatto tutto con queste sue spalle, senza appoggi politici, non perché li avrei rifiutati, ma non li ho avuti, senza nessun tipo di conoscenza, una famiglia assolutamente normale, la mia mamma casalinga, papà impiegato alla Camera dei Deputati, quindi è tutto cominciato per caso e poi è diventato il mio grande amore, secondo mio marito, secondo a mio marito. Io devo dire la verità che ho avuto delle esigenze in questi 60 anni che mi hanno fatto smettere diverse volte, però evidentemente il Padre Eterno dalla sua ha detto tu non hai capito, sei nata per questo, non puoi smettere. Quindi l'ho fatto ogni volta che mi sono sentita frustrata o che ho pensato di dire mi manca la mia gioventù, mi mancano gli amici, mi mancano le famose comitive, gli stage, le vacanze, quando tutti vanno in vacanza e io lavoro, perché il nostro lavoro è divertire quelli che stanno in vacanza o comunque l'ultimo dell'anno, festeggiano l'ultimo dell'anno e tu sei, oddio, No, perdon, stai sul scusate. palcoscenico e non ti godi nulla. Quindi ogni volta che ho sentito questa esigenza mi sono ritirata, l'ho fatto per 3 volte, una volta ho coinvolto anche mio marito, il quale tutto sommato faceva la regia, non era proprio il massimo quello di smettere di lavorare. Però è sempre tornato a bussare qualcuno e ecco, le posso citare le parole di Pietro Garinei, che era, insomma, lui e Giovannini sono stati maestri del musical in Italia, e mi ha detto, lo sa che lei sta come, lei è cattolica, sì, professante, sì, allora lei sta commettendo un grandissimo peccato mortale. Perché i talenti, come dice una nota parabola, vanno sfruttati, non vanno messi da parte e tenuti lì così come una cosa infruttuosa. E si dovrebbe vergognare. E sono tornata. Sono tornata col teatro e con Dorelli. Beh, innanzitutto lavorare è una parola grossa, perché abbiamo dovuto tutti diminuire quelle che sarebbero state le nostre esigenze, sia professionali che economiche che finanziarie. È stato duro perché, ecco, io non si riesce ad avere un contatto anche con gli attori con i quali lavori, perché dobbiamo essere tutti distanziati, tutti attenti. Io, per esempio, mangio in camera perché giustamente la produzione dice lei è tamponata, vaccinata e tutto quanto, per favore, si tenga lontana da situazioni che possono essere pericolose e contagiare e fermare la produzione. Quindi un grande senso di responsabilità. E questo mi ha fatto capire che c'era comunque un condizionamento. La nostra libertà è condizionata, ma non soltanto quella degli artisti, di tutti quanti, ahimè. Diciamo che ci sono persone però nell'ambito dello spettacolo che stanno pagando duramente questo. E sono non gli attori famosi, i cantanti famosi,
i compositori famosi e tutti quelli che hanno alle spalle una posizione, ma tutti gli altri, gli operatori dello spettacolo che sono poi la base portante per noi, no? Tutti quelli che si occupano delle luci, delle riprese, dei microfoni, degli amplificatori, dei musicisti, i costumi, cioè, tutto questo è fermo e noi non abbiamo una cassa integrazione. Se sei fortunato hai, come si dice, la disoccupazione, ma devi avere quei periodi di cui io non mi intendo minimamente, ma insomma so che c'è un periodo da fine rapporto di fermo, ci deve essere, no, per ottenerla, ma noi non siamo aiutati dallo Stato né da nessuno, non abbiamo ristori, è vero, 1.000 euro di ristoro fa ridere i polli per uno che ha un ristorante o c'ha personale che non riesce a pagare, che non, per carità. Noi nemmeno quello però. Quindi sì. Ognuno fa quello che può di noi. So che ci siamo uniti e che abbiamo fatto. Io penso che sia ciclico. Io ricordo che quando facevo gli sceneggiati, allora i teleromanzi li chiamavano polpettoni, feuilleton, e dicevano che erano invedibili, delle robe. E almeno noi cercavamo di riportare in televisione delle opere di letteratura importanti. Adesso non c'è neanche quello, ma la critica arriva comunque. Lei sul web troverà mai qualcuno che parla bene di qualcosa? Io credo che sia più facile trovare quelli che parlano. I programmi si fanno in diretta, cioè le parlo di tale e quale, che nonostante ci siano 4 ore di trucco per ogni persona che fa un cantante, noi si va in diretta e non c'è la possibilità di registrare un balletto, di cambiare una scenografia, di cambiare un vestito, di dare una ricchezza scenografica e coreografica. Non è possibile tutto questo, quindi o si va in diretta o niente. Ho letto da poco la notizia, ero in macchina, sono veramente dispiaciutissima, dispiaciutissima perché probabilmente solo pochi intimi sapevano delle sue condizioni di salute e quindi non tutto il mondo dello spettacolo gli sarà stato vicino e grato in maniera esplicita finché lui era in grado di capire quanto ci avesse regalato. Io posso ricordare che la mia prima conduzione del Festival di Venezia, della Caravella d'Oro a Venezia, c'era Battiato che cantava Bandiera Bianca vestito da gondoliere, che era già una roba per l'epoca, forse sembrava più comico, ma ci ha dimostrato che invece tutte le sue canzoni hanno un feedback importantissimo ancora oggi. Grazie. E spera che si creino le condizioni perché ciascuno di voi abbia una prospettiva. Non basta creare la propria magistrale. Vedete, la sua vita ha questo costo di larga, a voi. Sono studiata. Vedo un padre bolognese, una madre veneziana, un figlio leccese, per esempio, e uno romano.